Ciao artisti e benvenuti sul Davide Giochi Channel, arte a 360 gradi. Nuovo video, nuovo disegno e, soprattutto, nuovo personaggio. Anche stavolta, come due settimane fa, c'è di mezzo il personaggio di una serie a fumetti, ed è una serie celeberrima, conosciuta a livello mondiale, e che, con il passare dei decenni, è diventata sinonimo di non arte per milioni e milioni di persone. Ma prima di cominciare, se volete divertirvi ma allo stesso tempo acculturarvi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. La serie in questione è quella dei Peanuts. E il personaggio è qui accanto a me. Esatto, è Snoopy. Diciamo pure che i motivi che mi hanno spinto a realizzarlo sono praticamente gli stessi che due settimane fa mi avevano spinto a realizzare Idefix. C'è di mezzo un cane, quindi uno che adora gli animali non può far finta di niente. Bianco e nero, quindi facilissimo e velocissimo da realizzare. C'è da festeggiare una ricorrenza. Infatti Snoopy appare ufficialmente come personaggio il 4 ottobre del 1950, ma è solo il 10 novembre del 1950 che riceve ufficialmente un nome. Esattamente 71 anni fa. È vero, oggi è il 26, ma devo registrare i video un po' prima. Voglio rispettare la cadenza che mi sono prefissato. Comunque, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito a vedere come deve essere disegnato Snoopy. Come la volta scorsa, un po' di storia del fumetto per conoscere meglio il nostro beniamino. Pensate che inizialmente Charles Moore Schulz, l'autore delle strisce, voleva chiamare il suo personaggio Sniffy, ma ha dovuto desistere perché il nome era già stato scelto per un altro personaggio di un'altra serie a fumetti. Aveva anche pensato di chiamarlo Spike, ma poi questo nome è andato a uno dei fratelli di Snoopy. Al contrario di quello che molti pensano, Charlie Brown non è l'unico padrone di Snoopy. Infatti, prima di lui c'era stata una bambina di nome Lila, che era andata a prenderlo all'allevamento della quercia, Daisy Hill Puppy Farm nell'originale. Charlie Brown non era al corrente e lo verrà a sapere da Linus, quando Snoopy ritorna dall'ospedale nel quale Lila viene ricoverata. Snoopy debutta come un cane normale, a quattro zampe, ma col tempo passa a una deambulazione bipede e diventa uno dei personaggi più dinamici della striscia. Similmente a molti animali dei fumetti, non parla, ma in compenso pensa moltissimo, e i suoi pensieri vengono compresi perfettamente da tutti gli altri animali, in primis l'uccellino giallo Woodstock, suo amico più intimo. Una delle sue stranezze è il dormire sul tetto della cuccia piuttosto che al suo interno. Tra l'altro, all'interno di essa trovano posto un Van Gogh, un tavolo da biliardo, una biblioteca, un televisore, un affresco raffigurante la storia della civiltà e molto altro. Nelle fantasie di Snoopy, essa si trasforma in un Sopwith Camel, cioè in un caccia della Prima Guerra Mondiale, con il quale combatte contro il Barone Rosso. Sempre sul tetto della cuccia, Snoopy ama anche leggere, soprattutto Guerra e Pace, ma ne legge non più di una parola al giorno per non affaticarsi troppo, e scrivere a macchina, ma purtroppo le sue storie non trovano mai un editore disposto a pubblicarle. Ma oltre a questo, Snoopy sa anche ballare, pattinare, giocare a basket e oltretutto è membro della squadra di baseball di Charlie Brown, dove gioca come interbase. Non sopporta i gatti, e il suo peggior nemico è il gatto dei vicini, chiamato anche Secondo Conflitto Mondiale, che non compare mai nelle strisce, ma di cui si vedono gli effetti delle terribili zampate sulla cuccia di Snoopy. Un altro personaggio che non si vede mai, ma verso il quale Snoopy mostra, invece, timore e rispetto reverenziale, è il Grande Bracchetto, una sorta di strana autorità canina, e per un po' di tempo diventa lui stesso il Grande Bracchetto, con Woodstock come segretario. Si diverte poi a tendere agguati a Linus per sottrargli la sua amata coperta e tirare di box con Lucy con un guantone sul naso. Spesso inoltre Frida cerca di convincerlo ad andare a caccia di conigli e a secondare la sua natura canina, ma inutilmente. Ah, di che razza è? È un beagle. Mi sa che ci sarebbero ancora un po' di cose da dire sul suo conto, ma ormai sono arrivato alla fine. Credo che ve le menzionerò quando realizzerò gli altri personaggi. Nel frattempo, che ne dite del mio operato? Ok artisti, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, commentate che mi fa sempre piacere e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sugli altri miei profili social, link nella descrizione. Condividete il video con tutti i vostri amici, familiari e conoscenti e cliccate anche sull'end card. Oh, e se per caso volete che parli di qualcuno o qualcosa in particolare, chiedetemelo, sono sempre aperto ai video su richiesta. Vi aspetto sempre qui, al prossimo episodio del Davide Giochi Channel. Arte a 360 gradi. Ciao!